Oggi prepariamo degli gnocchi alle carote. Dopo aver bollito due carote, le schiacciamo. Versiamo 350 g di farina. Inseriamo le carote bollite. E un cucchiaio di sale. Lavoriamo il composto. Versiamo l'acqua delle carote precedentemente bollite. Aggiungo un po' di amido di mais per rendere il composto più consistente. Dividiamo in tre l'impasto. Lavoriamolo fino a formare dei filoncini. Più o meno di questa dimensione. Tagliamo i due filoncini a mo' di gnocchi. Ora arricciamo . Lasciamoli asciugare e riposare all'incirca un'ora. Ora versiamo in un tegame mezza cipolla rossa, un po' di prezzemolo e un po' di acqua. Un filo d'olio e lasciamo cuocere a fiamma bassa finché non si appassirà la cipolla. Poi frulliamo la cipolla, inseriamo 2 cucchiai di pecorino, sempre frullando, e 2 cucchiai di ricotta. Bolliamo gli gnocchi, quando verranno a galla saranno cotti. Versiamo la crema di cipolla, pecorino e ricotta. E impiattiamo. Per rendere più gustoso il piatto, aggiungiamo un pizzico di pepe e spolveriamo con il pecorino. Grazie per la visione e alla prossima!